Ciao a tutti, ben ritrovati oppure benvenuti se è la prima volta che passate da qui, dal mio canale. Io sono Alessia e questo canale si chiama Polvere di Viole ed è interamente dedicato al mondo delle fragranze, che è una delle mie più grandi passioni e che amo condividere con voi. Di oggi è, diciamo, ispirato a una festività che si sta avvicinando ed è quella di San Valentino, la festa degli innamorati. Però vi dico subito che nel mio modo di vedere non dobbiamo percepire San Valentino solo, unicamente da celebrare per chi è fidanzato, quindi ha una compagna, un compagno, marito o moglie, ma secondo me è proprio un'occasione per celebrare l'amore a 360 gradi e dunque un'occasione per essere carini, gentili, fare un gesto d'amore verso le persone a cui vogliamo bene. Quindi non per forza, diciamo, dobbiamo privarci, dobbiamo insomma astenerci dal festeggiare San Valentino se non siamo fidanzati. Perciò la selezione di profumi di oggi è una selezione che si ispira un po' a questo mood, un mood romantico, dolce, sicuramente che trasmette sensazioni positive e sicuramente gioviale. Tra l'altro, proprio perché insomma volevo un po', ecco, fare una cosa carina, ho scelto all'interno di questa selezione alcuni dei profumi preferiti del mio lui, insomma del mio fidanzato. E iniziamo subito con una fragranza che ha un nome davvero perfetto, perfettamente attinente alla situazione. Se sentite rumori, è ovviamente Hilda, il mio gatto, che nel momento in cui mi vede mettermi davanti la fotocamera a registrare, si attiva, dorme tutto il giorno, ma appena io mi metto qui, lei si attiva e fa cose. Comunque, il primo profumo di cui voglio parlare è il Love di Chloé. Love di Chloé, che è una fragranza difficile da trovare adesso, però non impossibile, quindi aguzzate lo sguardo all'interno delle profumerie, ma anche di negozi che vendono anche altro rispetto ai profumi, e magari chissà che poteste essere fortunati e trovarlo. D'altro canto è successo anche a me. In questo caso però non vi voglio parlare del Love classico, del profumo appunto, diciamo, capostipite, ma vi parlo di un suo flanker che è appunto il Love di Chloé o Floral, che si distingue diverso rispetto al classico già dal flacone, che appunto è tutto in vetro, interamente in vetro, e sicuramente questo suggerisce anche una caratteristica del profumo che infatti è più ariosa, più leggera rispetto appunto al classico profumo. La piramide olfattiva è molto differente, ma vi assicuro che comunque anche il Love o Floral, diciamo, ha il DNA del classico profumo, quindi questo bouquet sicuramente talcato è molto, anche con qualcosa di retro al suo interno. All'interno della fragranza troviamo tè verde, note legnose, note floreali ovviamente, note talcate, muschio. È un profumo che appunto rispetto al Love classico, secondo me, è più scherzoso, sbarazzino, gioviale, anche un po' fanciullesco, perché lo percepisco leggermente più zuccherino. Percepisco anche la nota della violetta che era presente anche nel capostipite, ma tutto molto più alleggerito, più frizzante, più appunto gioioso. Il Love classico è una buonissima fragranza, sapete che io l'adoro, ma lo sento un profumo in qualche modo un po' malinconico, un po' nostalgico, non so, sento qualcosa del genere all'interno di questa fragranza, cosa che invece non ritrovo minimamente in lui, nello Floral, che infatti devo dire che preferisco, mi trovo a preferire. Nel Die Down rimane appunto floreale, ma anche pulito, molto molto bello e femminile, e mi ricorda qualcosa di Lolita Lempicka, un'altra fragranza storica. Ovviamente, diciamo, è un rimando leggero, è magari una mia sensazione, però si sì, ha quel mood un po' da teenager, ma allo stesso tempo femminile e sensuale. E questo è Love o Floral, che quindi apre a questa selezione di profumi tutta all'insegna dell'amore. La prossima fragranza è un profumo di cui vi ho già parlato in qualche video fa. Però non potevo non metterla qui, adesso vi spiego il perché. Beh, innanzitutto per il pack, sto parlando di Ballerina numero 1 di Le Parfum di Rosine.
È una fragranza che ha un pack, almeno secondo me, almeno per me che amo il rosa, straordinario, è bellissimo, lo vedete appunto qui sul video, è una fragranza così davvero immediatamente trasmette una sensazione di dolcezza, anche questa è un po' infantile, un po' fanciullesca, ma vi assicuro estremamente femminile, è una fragranza che sostanzialmente mette insieme, coniuga una componente fruttata che soprattutto in testa è rappresentata da note come quella della pesca e della pera, un bouquet floreale molto femminile, molto anche diciamo primaverile con la peonia e la rosa ma anche la violetta, e poi abbiamo una base con una nota secondo me molto particolare e accattivante che è quella del latte. Quindi io appunto quando ho scoperto questo profumo ho visto la piramide olfattiva e la presenza della rosa accostata al latte, sono impazzita e ho voluto subito sentirlo. Dopo aver reperito un campioncino mi ha molto sorpreso perché in realtà io non sento la nota del latte vera e propria, però sento una componente sicuramente cremosa, più vanigliata e dolce, che si unisce alle note appunto fruttate e floreali. Fragranza che io non consiglio di comprare, di acquistare alla cieca, consiglio di sentirlo, magari io credo che si possa trovare sul sito di Le Parfum de Rosine, magari sul sito si riesce a reperire un sample, perché è una fragranza sì buona, sicuramente sbarazzina, gioiosa, un po' civettuola come vi dicevo, seducente, ma attenzione, ha diciamo un accordo particolare dato proprio dall'acidità, un po' dall'acidità della frutta insieme al sentore floreale del cuore, del bouquet, che crea un accordo particolare e che in diversi commenti su fragrantica.com è stato definito come acido. Personalmente sento qualcosa di questo tipo, però a mio avviso dà una carica di sensualità in più al profumo, almeno secondo me. La prossima fragranza è, posso dire, la preferita del mio compagno, insomma della mia metà. Io ho tanti profumi, però due di quelli di cui vi parlerò oggi sono dei profumi che indubbiamente sono tra i suoi preferiti, se non proprio i preferiti in assoluto. E in questo caso sto parlando di Narciso Rodriguez, appunto Poudre Eau de Parfum, bello pesante, massiccio in questa sua tipica confezione, in questo flacone tipico di Narciso Rodriguez, che io trovo, nonostante io non ami i flaconi troppo minimalisti e troppo moderni, in realtà la semplicità, la purezza, il carattere così pulito, tra virgolette, di questo flacone mi ha conquistato, soprattutto con i toni chiari del bianco e della cipria. Allora, Narciso Rodriguez Poudre dal nome farebbe pensare a una fragranza che sa di cipria, che ricorda la cipria, quindi talcato, polveroso. In realtà lui è molto di più. È una fragranza che effettivamente mi ispira subito tenerezza, calore, proprio calore umano. E sicuramente è una fragranza deliziosa, molto molto morbida. Coniuga, soprattutto in apertura si sente bene questa cosa, il DNA tipico dei profumi di Narciso Rodriguez, quindi con quella componente muschiata, pulita, ma anche elegante ed estremamente femminile, ha una componente più morbida, proprio al tatto quasi vellutata, che in effetti appunto suggerisce l'idea di una cipria, ma più che della cipria in sé per sé come polvere, proprio del fatto che appunto questo sottile strato di prodotto si stende, si fonde con la nostra pelle, perché per me Narciso Rodriguez Poudre ha la qualità di essere una fragranza che si fonde benissimo con la pelle, con la nostra pelle, e gli dà un tocco di sensualità in più. Per quanto riguarda questo profumo non si parla di una vera e propria piramide olfattiva, perché appunto le note, almeno a mio avviso, non è che si distinguano nettamente, però si sente un sentore inizialmente pulito, leggermente saponoso, successivamente anche fiorito, contiene il gelsomino, la rosa, e poi la cosa più bella in assoluto di questo profumo è il fondo. Un fondo con delle note legnose straordinarie, abbiamo la cumarina, abbiamo appunto note legnose, come anche il legno di cedro, e sostanzialmente poi appunto nel dry down questa fragranza si fa anche dolce, ma non troppo, suggerisce proprio l'idea della sensazione quasi tattile della pelle contro pelle, non saprei dirvi, comunque una fragranza bellissima. Io vi consiglio di andarla proprio a sentire. E poi anche
il colore del flacone per me è meraviglioso, è molto latteo, è straordinario, bellissimo. Narciso Rodriguez Poudre. Se il Narciso Rodriguez Poudre a mio avviso non è eccessivamente polveroso, a mio naso non è una fragranza come dire, che stuzzica, che dà fastidio per questa componente polverosa che invece altri profumi hanno, il prossimo profumo di cui vi parlo, al contrario, è una fragranza fortemente talcata e proprio polverosa. E sto parlando di Ombre Rose di Jean-Charles Brosseau. Questo è il flacone, si tratta di un grande classico degli anni 80. Il flacone, vi dico subito che è meraviglioso e si vede già in video che è meraviglioso, ma non come di presenza, dal vivo. Dal vivo è ancora più bello, si percepisce proprio la... anche una tecnica particolare con cui è stato lavorato questo flacone, comunque ha dei rilievi e diciamo una decorazione floreale molto bella e di qualità. Vi dicevo, è una fragranza storica, una fragranza degli anni 80 e qui in Ombre Rose gli anni 80 si sentono tutti, sono tutti presenti. Ma non diciamo l'interpretazione degli anni 80 fastosa, opulenta, insomma gli anni 80 per esempio delle chiome cotonate o del trucco eccessivo delle spalline, no. Qui parliamo di anni 80 un po' in un contesto intimo, privato, insomma il sentore, il profumo di questo profumo sono certa che risulterà familiare a moltissime persone, come lo è stato per me. E se non proprio degli anni 80, comunque anche anni 90, un qualcosa che ha a che fare con l'infanzia per molte di noi, appunto, che hanno vissuto la propria infanzia negli anni 90. È un profumo talcatissimo, quindi è assolutamente da evitare per chi odia queste fragranze che quasi stuzzicano il naso perché molto polverose. Questa polverosità, la polverosità di questa fragranza è accentuata probabilmente dalle aldeidi che ha appunto in testa questo profumo. È una fragranza costruita intorno alla nota principale della rosa e delle note poi talcate. A dire il vero io non sento proprio la rosa, non, sicuramente è un problema mio, ma non riesco a individuare una rosa vera e propria. Indubbiamente sento un sentore floreale notevole e poi delle note talcate importanti, è proprio un talco. Questo qui è un profumo al talco, un talco floreale e che viene poi riscaldato, addolcito da una nota di vaniglia sul fondo, note appunto più legnose, più morbide sul fondo. Ombre Rose è una fragranza che mi era stata consigliata praticamente da tutti, tutte le mie amiche, tutte le persone che appunto ho conosciuto qui su YouTube, proprio perché adoro le fragranze talcate e anche la rosa, la nota della rosa, ma posso dirvi che in effetti è una fragranza da sentire, che non acquisterei alla cieca, o meglio io l'ho fatto però non lo consiglio, perché comunque è un vintage e ha dei sentori vintage che possono piacere o anche no. Nel mio caso ad esempio la fragranza mi piace all'80%, cioè una parte di questo profumo che non riesco a capire, magari cercherò di studiarla, di appunto apprezzarla col tempo, però vi posso dire che appunto per chi ama le fragranze vintage dovrebbe essere davvero un acquisto sicuro. Vi dicevo, questo è un Eau de Parfum e devo dire che la durata non è male, pensavo peggio, lo sento sui vestiti, lo sento anche il giorno dopo e quindi sì, devo dire che sono soddisfatta della durata di questo profumo, che già solo per la boccetta secondo me vale la pena di essere quantomeno preso in considerazione. È una fragranza questa molto materna, quindi secondo me qui l'idea di amore che trasmette è un amore diverso, non è un amore appunto tra una coppia, ma è molto materna, soffice, confortevole e secondo me evoca dei ricordi, evoca qualcosa che ha a che fare col passato ed è una fragranza molto buona. Vi ripeto, io sento una nota strana al suo interno e non riesco a capire se è la nota saponosa delle aldeidi o meno, però tutte le persone che conosco lo adorano, tutte le persone appassionate di profumi che conosco lo posseggono e lo adorano e non sentono questo odore, questa nota stonata tra virgolette che invece sento io. Fatemi sapere anche voi se lo conoscete e se anche voi sentite qualcosa di strano al suo interno oppure no, sono io che ho le visioni olfattive. La prossima fragranza è una fragranza di nicchia, è una fragranza assolutamente poco accessibile perché ha un costo davvero elevato, però io ho avuto modo di sentirlo tramite
un sample e mi piace moltissimo, e poi anche questo ha una boccetta che è straordinaria. E sto parlando di Oriana di Parfums de Marly. Oriana è una fragranza molto molto femminile, si allinea secondo me un po' al mood dei profumi del Love o Floral e anche del Ballerina numero 1, proprio come atmosfera che porta con sé, perché è una fragranza gioviale, femminile, anche un po' scanzonata, civettuola, sì, sbarazzina. In definitiva molto molto allegra ed è per questo che mi piace molto. Ha un'apertura agrumata, zuccherina, molto gradevole, e tra le note troviamo il mandarino ad esempio e il bergamotto, ma appunto ripeto sono delle note agrumate molto delicate, zuccherine, per nulla fastidiose o eccessivamente fresche. Abbiamo anche il lampone che io non riesco a percepire e un bouquet floreale dove il protagonista indiscusso è secondo me il fiore d'arancio, che è un fiore d'arancio molto femminile, zuccherino, gradevole, per nulla fastidioso, perché certe volte i fiori bianchi a me danno fastidio, in questo caso è meraviglioso fin da subito e si sposa davvero da Dio con le altre note che troviamo, che sono note che a me personalmente mandano in visibilio e che sono note gourmand, e sono ad esempio il marshmallow, la panna montata e poi abbiamo il muschio. Allora, è una fragranza tenerissima, un po' fanciullesca, che sicuramente porta con sé una ventata di buon umore che strappa un sorriso a chi lo porta e chi lo sente. È dolce ma non troppo, leggermente polveroso, e qui la componente floreale e agrumata è bilanciata in maniera eccezionale con la componente poi zuccherina, morbida e gourmand. È un profumo che effettivamente suggerisce il profumo appunto del marshmallow, di altre caramelle di questo tipo, senza mai scadere in qualcosa di stucchevole o appiccicoso. Questa è una fragranza bilanciata davvero in maniera magistrale, molto molto bella. L'evoluzione è cremosa e quindi dolce, zuccherina, ma allo stesso tempo anche pulita. È una fragranza splendida, e poi immagino che riceverlo in regalo, insomma, sarebbe davvero magnifico un po' per tutti. Però appunto è una fragranza che ha un costo importante. La penultima fragranza ci parla immediatamente di primo appuntamento o di appuntamento in generale, o almeno a me, magari solo a me, però è una fragranza che mi piace moltissimo e che mi ha fatto scoprire Nina Sannino, che è un'appassionata di fragranze, un'appassionata di profumi, che ha una pagina Instagram dove recensisce fragranze che si chiama Pane e Profumo, proprio perché lei è cresciuta a pane e profumo. Allora, la fragranza si chiama What About Pop ed è della Maison The House of the Hood. La fragranza ha un flacone che è un'opera d'arte, un'opera di design davvero bellissima, ed è un profumo che vi dicevo che ci parla un po' di appuntamento. Perché? Perché è tutta ruotata intorno a una nota che è quella del popcorn, in realtà di due note, che sono il popcorn e il caramello. Quindi è una fragranza che immediatamente appena spruzzata sa proprio di questo, di popcorn, un po' salato, croccante, buonissimo, e di caramello. E quindi è per questo che a me fa pensare a un primo appuntamento o in generale un appuntamento, qualcosa da fare in coppia, ma non solo, ed è una delle mie attività preferite in assoluto e che mi manca moltissimo, ed è appunto andare al cinema. Io davvero lo adoro e non vedo l'ora di poter tornare a farlo spesso, e non soltanto con i propri compagni, fidanzati o cose, perché è bellissimo andare anche con le amiche, con i parenti, o da soli, perché no? La fragranza contiene quindi delle note di popcorn, di caramello, di panna, altra nota che non so se si è capito che io amo, vaniglia, ma anche benzoino, vetiver, muschio e ambra. Sembra grigia. Quindi l'atmosfera che immediatamente questo profumo trasmette è accogliente, molto confortevole, fa venire voglia di mangiare effettivamente popcorn, e meglio ancora popcorn al caramello, e quindi sicuramente per gli amanti delle fragranze al caramello e anche al popcorn, quindi fragranze dolci ma anche con una punta di salato, molto interessante, mi piace moltissimo. Anche se poi asciugando, quindi nel dry down, la fragranza perde magari quella sferzata dolce, quella sferzata edibile, gourmand che ha all'inizio, e si fa più maturo, diventando secondo me un profumo anche orientale molto interessante. Si fanno più sentire le note dolci, anche resinose, ed è una fragranza molto elegante nel dry down. Lo è dall'inizio alla fine, pur essendo gourmand, ma è davvero molto molto elegante, soprattutto nel dry down. Fragranza che mi è piaciuta moltissimo, quindi ringrazio Nina per avermela fatta scoprire.
E questo era What About Pop di The House of the Hood. E concludiamo questo video con una fragranza che è sicuramente un profumo super conosciuto, magari inflazionato, super copiato, però ad onor del vero è uno dei profumi preferiti del mio fidanzato, che il mio fidanzato preferisce sentirmi addosso. E sto parlando di un grande, grande classico ed è l'Hypnotique Poison Eau de Toilette. Io ho questa versione, diciamo, risalente a qualche anno fa, con questo flacone rosso, ma appunto che digrada verso un bordo nero verso il fondo, ed è appunto l'Eau de Toilette classica del 1998. Questa fragranza effettivamente piace moltissimo, piace appunto in questo caso al mio ragazzo, ma ho notato che piace davvero a tutti. Poi chiaramente c'è ovviamente chi non lo ama affatto, chi lo odia, chi lo detesta, però per la maggiore è una fragranza che è stra amata, un grande classico. Qui protagonista assoluta è la vaniglia, insieme a delle note sicuramente dolci, anche di eliotropio, abbiamo la mandorla amara, c'è anche il cocco, che è un cocco sì, che non si percepisce molto, ma sicuramente conferisce cremosità alla fragranza. Abbiamo anche la tuberosa all'interno di questo profumo, che è uno spettacolo, effettivamente è buonissimo. Nonostante le riformulazioni lo abbiano un po' trasformato, il DNA Hypnotique Poison, almeno per me, quella che è la mia esperienza, è davvero buono, è difficile da eguagliare, e anche il fatto che sia stato così tanto imitato ci dà anche un po' la misura di quello che è stato davvero un capolavoro. Poi può piacere o non piacere, però è un grande classico ormai. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, e ci vediamo alla prossima review. Ciao!